Alcuni continuano a ripetere che l'Europa si sveglia solo a un metro prima del baratro e che nei periodi di calma certamente non si mette a discutere come migliorare, eccetera, eccetera. Io mi auguro che il Consiglio europeo di giovedì e venerdì segni appunto questo metro dal baratro da cui dobbiamo uscire e quindi vedere una Europa, un Consiglio europeo che reagisce ancora unitariamente. Perché io credo che il problema, da questo punto di vista, degli obiettivi di Putin era esattamente quello di dividere l'Europa, di dividere gli Stati europei. Peccato, ha perso. Ha perso perché almeno finora la coesione dell'Unione europea è stato un elemento importante. Anche la visita di Biden in questi giorni sul vertice NATO, secondo me, può dare qualche indicazione importante e ovviamente rafforzare la difesa. Sulla difesa, però, signor Presidente, volevo dirle una cosa. Io penso che per costruire un palazzo non si parte dal tetto, si parte dalle radici. Ora, come facciamo? Chi decide o deciderà dove mandare questo nucleo di 5.000 persone? Niger o, che ne so, Ucraina? Mali o, non so, Sudan? Chi lo decide? Quindi manca, secondo me, prima o almeno parallelamente, la politica estera e la politica di difesa, altrimenti la governance lo regge di tutta evidenza. Ed è vero che noi scontiamo anche oggi l'ennesimo modo di essere spesso noi, e cioè a noi ci piace l'uomo forte. Ci piace l'uomo forte. Le istituzioni forti un po' meno. Le donne forti poi non le prendiamo neanche in considerazione, perché è del tutto evidente che non ci sono. Ora, applicando anche un senso della misura. Ad esempio, io capisco che bisogna avere rapporti con la Russia finché siamo dipendenti del 40%, eccetera, eccetera. Ma non è necessario cacciare 20 onorificenze a 20 russi. No, il senso della misura dice che da una parte è chiaro, non tendiamo all'autocrazia, ma dall'altra parte possiamo ben sottolineare sempre che comunque siamo diversi nei valori, nell'impostazione, nella governance, e che non è il caso che onoriamo tutti quelli che passano. Anche quello, non vedo il ministro Guerini, che dopo essere stato ben onorato l'ha definito il falco del... Va bene, cercheremo all'Odole, non importa. Ora, uno va in Arabia, va bene, ma non è proprio necessario dire che ha trovato il nuovo rinascimento. Non è così, a meno che il rinascimento non si misuri sull'altezza dei grattacieli. Però questo Rinascimento, l'altro ieri, ha visto 81 esecuzioni di condanna a morte, 81 in un giorno. Per questo credo che il suo linguaggio di verità, e cioè che alcuni costi li pagheranno anche i nostri cittadini, vada ripetuto, perché non si ritrovano, facendo finta di ritrovarsi, completamente impreparati. Evidentemente sta a noi, non solo a lei, sta a noi tutti, e alla cosiddetta classe politica, di formare e informare, al di là dei talk show, eccetera, eccetera, che cosa ci possiamo aspettare, mentre nel frattempo continua tutto il vostro sforzo diplomatico. Infine,
ci sono cose che possiamo fare da soli. Noi abbiamo in Italia la più grande comunità di ucraini, 286.000, ma le vogliamo regolarizzare? E le chiedo una misura straordinaria perché questa comunità di donne da sole, eccetera, eccetera, trovi una forma di poter anche avviare i ricongiungimenti familiari.